Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente dintorni show. Quest'oggi chiudiamo la nostra breve serie dedicata alla storia dell'Etiopia con de facto gli ultimi re. Partiremo da Johannes IV e arriveremo fino al re più importante di tutti, il più noto, il più conosciuto, ovvero Haile Selassie, conosciuto anche come Rastafari Makonnen. Detto questo, un brevissimo riassunto delle puntate precedenti in maniera tale che sapete già cosa andare a recuperare se vi interessa. Nella prima puntata ho parlato dell'Etiopia, dalle sue origini, proprio quindi dalla preistoria, sino all'arrivo di fatto dell'Islam. Poi ho parlato dell'Etiopia di fatto nel suo periodo intermedio con diverse guerre contro sia i Somali sia gli inglesi. E adesso invece parliamo appunto del suo periodo finale, quello dove ci saranno anche tanto gli italiani purtroppo in questo caso. Una volta morto Teodoros ci sarà un po' di problemi, un po' di turbamenti all'interno della successione, ma dopo breve tempo verrà eletto Johannes IV. Johannes IV che sarà un re, un neguis molto particolare che di fatto si concentrerà solo sulla campagna militare, poiché in quel periodo effettivamente l'Etiopia è presa da più fronti. Poiché a nord appunto ci sono gli egiziani e i sudanesi che sono più che mai affamati appunto di conquiste e in generale la situazione è molto turbolenta. Johannes riuscirà a ricucire molto all'interno della nobiltà locale e all'interno della popolazione, ma farà comunque molta fatica a riuscire a levarsi di fatto da una fase di guerra. Una volta che poi morirà Johannes verrà succeduto da Menelik II. Menelik II è una figura imprescindibile nella storia dell'Etiopia, è una figura che dominerà di fatto la scena internazionale, è una figura che tra l'altro sarà molto importante per quanto riguarda il discorso italiano. Nel 1869 infatti gli italiani avevano iniziato a comprare i primi territori in Eritrea e nel 1882 avevano effettivamente dichiarato la loro provincia indipendente, ovvero l'Eritrea italiana. Detto questo, non parliamo subito degli italiani, poiché saranno molto importanti nella storia di Menelik, ma più avanti. Poiché Menelik innanzitutto ampliò il territorio dell'attuale Etiopia. I confini che conoscete oggi dell'attuale Etiopia non sono quelli storici che erano molto più piccoli e risicati, ma sono appunto quelli compiuti da Menelik, che con molti si alleò, soprattutto con i cristiani, soprattutto con quelli vicino a lui, e va detto che non fu proprio un angelo con quelli che invece poco poco erano diversi, poco poco si opposero. Detto ciò però conquistò gran parte dell'Etiopia attuale e quindi è sicuramente il più importante di tutti i sovrani, anche perché appunto non solo conquistò ma difese anche. Nel 1889 infatti gli italiani, per ottenere una sovranità più sicura dei loro territori, firmarono con l'Etiopia il trattato di Uccalli. E questo in realtà inizialmente Menelik fu molto contento, poiché lui non voleva delle guerre, lui aveva il suo territorio, quello che lui aveva in mente fosse l'Etiopia e quello gli bastava, non gliene fregava niente dell'Eritrea per fare un esempio. Però questo trattato ci fu un problema non marginale, in quanto in amarico fu scritto che questa era un'alleanza, ma nella traduzione italiana c'era scritto protettorato e questo non fece per niente piacere a Menelik, anche perché era in un periodo nei quali tutte le potenze europee provano più che mai a colonizzare l'Africa e lui non voleva essere il prossimo. Proprio per questo gli italiani furono molto arrabbiati, mandarono delle truppe e de facto furono tutte annientate per la loro completa deficienza, nel senso che gli italiani pensavano di avere davanti, non so, delle popolazioni del Congo, magari appunto quelle con la lancia, lo scudo e via discorrendo, invece si sono trovati davanti a 96.000 militari armati di tutto punto, con delle armi addirittura migliori di quelle degli italiani, perché avevano contatti con la Francia, con l'Inghilterra e li compravano, e in più con altri 100.000 che invece effettivamente avevano più arco e frecce, ma sono 100.000. Gli italiani ne avevano mandati 22.000 circa, anche poco armati. Proprio questa idea di, ah, come sono più figo io perché sono bianco. Vabbè, non solo per quello ovviamente, fatto sta che ci fu un massacro. La battaglia di Adwa è tutt'oggi ricordata come il più grande trionfo militare nella storia dell'Etiopia. E sostanzialmente nel periodo nel quale tutti conquistano destra e manca, noi fortunatamente siamo stati così deficienti, così scarsi da un punto di vista militare, che fortunatamente abbiamo fatto un'opera di buono, perché non abbiamo conquistato l'Etiopia. Detto questo, purtroppo il discorso sarà solo rimandato, anche perché Menelik da
qui in avanti inizierà ad avere dei problemi personali, avrà un ictus ed essenzialmente si avrà sempre più paura della successione, poiché non c'era effettivamente nessuno che si considerasse, diciamo, all'altezza di questo grande sovrano, all'altezza di un sovrano che aveva effettivamente dato un volto nuovo a tutto il paese. Non a caso la decisione di Menelik di nominare come suo successore Lige Ijasu fece molto discutere, anche perché Lige Ijasu era sì legato alla famiglia reale, però in realtà il padre, ad esempio, era di origine musulmana e si era dovuto convertire solo per motivi di interesse, e questo sarebbe già stata una novità mal vista per la corona etiope, che appunto si regge solo ed esclusivamente su gente appartenente a quella tipologia di fede ortodossa, cristiana ortodossa, che esiste in Etiopia, quindi già questo andava male. In più, questo Lige Ijasu andava un po' a destra manca, voleva allearsi con gli imperi centrali, quindi era molto mal visto dagli inglesi. Insomma, fu deciso che non venne mai detto pubblicamente che Menelik era morto, salvo quando non fu incoronato il legittimo erede al trono, ovvero Lige Ijasu, ma un altro personaggio, ovvero l'imperatrice Zeuditu. L'imperatrice Zeuditu, che era comunque un legame ancora più stretto di parentela con Menelik, ma che essenzialmente venne messa lì perché era una figura che più o meno si sapeva non avrebbe dato fastidio e avrebbe permesso a degli altri uomini politici ben più importanti, ben più sofisticati, di crescere. E in questo caso in particolare la figura che crebbe a dismisura sarà Rastafari Mekonnen, che era comunque un membro della famiglia reale, anche se di un ramo diverso, e che de facto venne nominato come reggente dell'imperatrice Zeudito, che in realtà aveva 31 anni, quindi una cosa un po' assurda. Comunque fu nominato reggente di questa e di fatto fece lui la politica, andò in tutti i paesi d'Europa a farsi conoscere, fece veramente dei tour quindi anche negli Stati Uniti, via discorrendo, e divenne sempre più importante anche da un punto di vista proprio politico e militare. Tanto che ad un certo punto il marito di Zeudito provò a ribellarsi perché vedeva appunto che comandava di fatto lui. E l'esercito di Haile Selassie, cioè, e l'esercito di Rastafari fece a pezzi l'altro, confermandosi definitivamente come l'uomo più importante in assoluto. Fortuna vuole in realtà che quello stesso anno l'imperatrice Zeuditu morì improvvisamente, ma di diabete, e quindi lui poté proprio ufficialmente diventare il padrone dell'Etiopia. E da padrone dell'Etiopia, da imperatore dell'Etiopia, come primissima cosa potenziò un sacco le scuole e provò in tutte le maniere ad eliminare la schiavitù. Il problema però è che non ci riuscì, in quanto nel 1935, ad ottobre nello specifico, gli italiani arriveranno in Etiopia. Arriveranno in Etiopia più cattivi che mai, di fatto, poiché erano fascisti, fascisti proprio convinti nel loro apice, e faranno una marea di porcate. Si dice che la guerra in Etiopia sarà una di quelle con il maggior numero di violazioni della Convenzione di Ginevra in assoluto, e questo va detto da entrambe le parti. I militari italiani infatti butteranno a destra e a manca del gas mostarda, tra l'altro cercando scientificamente di colpire dei civili per spaventarli e per quindi metterli dalla loro parte, e oltre a questo spareranno anche alla Croce Rossa e si macchieranno in generale di una marea di porcherie. Addirittura faranno dei campi di concentramento dove moriranno più di circa 35.000 uomini. Addirittura uccideranno impudentemente dei civili in un massacro che avvenne dopo il tentato omicidio di Rodolfo Graziani, e si macchiarono effettivamente di moltissimi crimini, tanto che ancora oggi non è ritenuto sicuramente fra le occupazioni soft, anzi viene ritenuta fra le più brutali, violente e soprattutto brutali, ma nel senso vero proprio fascista. Cioè, io ho letto quel libro che vedete più in fondo, Cronache della Polvere, di cui vi parlerò venerdì, e lì si vede proprio molto bene. Non lo tiro fuori solo perché sarà l'argomento di una prossima volta. Va detto che gli etiopi utilizzarono comunque dei proiettili vietati e in generale non ebbero un particolare rispetto dei prigionieri, però non bisogna mai giustificare la violenza, mai comprensibile in quanto loro vennero occupati appunto dagli italiani. Detto ciò, l'occupazione in realtà durò molto poco, poiché nel 1941 arriveranno gli inglesi che riporteranno di fatto Haile Selassie sul trono, e da qui in poi si vedrà, ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, il governo di Haile Selassie, che sarà caratterizzato sì
da uno sviluppo della scuola, uno sviluppo dell'istruzione molto importante con scuole, licei che apriranno ad Addis Abeba e via discorrendo, ma anche va detto da non proprio un rispetto totale dei diritti umani, in quanto i territori dell'Eritrea non interessavano a Menelik, ma interessavano decisamente più a Haile Selassie, che infatti impedirà la loro autonomia, e questo tentativo di togliere l'indipendenza agli Eritrei continuerà anche poi con l'arrivo del Derg, un movimento formato da militari con delle fortissime tendenze al socialismo, che prenderà il posto di Haile Selassie, appunto deponendolo e de facto comandando fino al 1991, che non è a caso è anche l'anno nel quale l'Eritrea divenne indipendente. Io non continuo oltre qua perché fortunatamente da questo momento in poi l'Etiopia diventa un paese, fra virgolette, normale, un paese democratico, e da qui inizia la storia che sicuramente alcuni di voi avranno addirittura vissuto sulla propria pelle, sicuramente di più di quanti non ne abbiano vissuto, diciamo, dalle origini collusi e via discorrendo. Detto questo, io ripeto, ci tenevo più che mai a raccontare le storie dell'Etiopia per il grande apporto che è andato alla storia dell'Islam, paradossalmente, poiché senza l'Etiopia e senza la cristianità dell'Etiopia, che è un dettaglio non marginale, che anzi è imprescindibile, probabilmente l'Islam non ci sarebbe. Occupandomi io del mondo islamico, non posso che avere un'enorme ammirazione per questo popolo che ho imparato a conoscere di più, ovviamente, con questa ricerca, con questi libri, e che è veramente un popolo straordinario che vive in un luogo pazzesco, benedetto sicuramente da Dio per tutta la sua storia e per la benevolenza che ha esercitato nei confronti di tutti i vari fedeli. E niente, ci tenevo davvero, davvero dal cuore. Ho avuto anche un compagno di classe di origine etiope, che saluto tanto, Abraham, se per caso ha visto questo video. E niente, ci tenevo davvero a tutti i costi a farlo. Detto questo, recuperatevi le puntate precedenti. Io vi saluto. Domani si parla di questo, del Kebra Nagast. Io vi ricordo che sarete sempre. Io vi ricordo di iscrivervi al gruppo Telegram di Medio Oriente e dintorni per rimanere sempre aggiornati, e alla pagina Facebook e alla pagina Instagram. Tutto questo e vi saluto, alla prossima!